tante tante delibere, tante decisioni, illustreremo alcune importanti e significative. La prima è questa qua, il primo provvedimento di attuazione della legge sulle ludopatie, approvata il 15 ottobre, un provvedimento molto importante che segna l'impegno di Regione Lombardia. Oggi stesso manderò una lettera a tutti i questori della Regione con allegata la delibera perché ne tengano conto nella loro azione di autorizzazione all'insediamento di queste nuove strutture. Abbiamo discusso, ho illustrato, altro punto, alla Giunta il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, triennio 2014-2016. Collegato a questa delibera ci sono varie direttive per gli enti della Regione Lombardia, del sistema regionale, e cioè ARIFL, ARPA, EUPOLIS, ERSAF, ARCA, Infrastrutture Lombarde, Lombardia Informatica e FinLombarda. Una misura articolata in diverse delibere molto importanti perché, ripeto, è un piano per prevenire fenomeni di corruzione, garantire integrità nell'azione della Regione, piena trasparenza con direttive specifiche per il sistema delle società lombarde. Ho chiesto, dopo aver illustrato agli assessori, di fornirmi, in particolare per quanto riguarda le direttive delle singole società, eventuali suggerimenti, proposte, modifiche o integrazioni da portare all'approvazione definitiva della prossima giunta, cioè giovedì 30. Un impegno importante della Regione che garantisce e conferma che tutto ciò che avviene in Regione deve essere soggetto alla massima trasparenza. Così ho fatto per quanto riguarda ALER, portando in consiglio regionale l'esito della due diligence, oltre 300 pagine come sapete, così faremo con tutte le società. Abbiamo noi attuato le attività di audit interno alle società, continueremo a farlo per tutte le società del sistema lombardo. Anche a seguito degli audit e anche a seguito della due diligence abbiamo predisposto queste delibere, questo piano triennale che, come ho detto, ho illustrato questa mattina, e porteremo all'approvazione la prossima settimana. Per quanto riguarda ALER, abbiamo anche approvato una determinazione per il trattamento economico dei direttori generali delle aziende. Come forse sapete, saranno nominati entro il 31 di gennaio dai presidenti i nuovi direttori generali con decorrenza 1 febbraio. Abbiamo determinato l'importo complessivo con quattro fasce retributive a scalare da Milano fino a Lodi Pavia, da un massimo di 200.000 fino a 120.000 euro per l'ALER più piccola. Con questa determinazione il compenso complessivo dei direttori generali passa da oltre 2 milioni, qual era la struttura attuale, a 780.000 euro massimo, quindi una riduzione notevole del costo di gestione. Complessivamente, oltre a questo, sono stati risparmiati 3 milioni di euro solo per quanto riguarda l'accorpamento e sono passati da 169 a 25 le poltrone dei consiglieri e dei consigli, quindi un intervento di dimagrimento, di riduzione, che però deve garantire maggiore efficienza. In particolare su ALER Milano, che è l'aspetto più critico della vicenda, mi incontrerò con il sindaco la prossima settimana per definire un'azione comune. Ovviamente mi interessano le polemiche, ho letto anche oggi di idee un po' diverse da parte del Comune di Milano. Noi siamo pronti a discutere di tutto, naturalmente nell'interesse della società, nell'interesse
dei cittadini. Martedì o mercoledì, quando ci vedremo, discuteremo anche del rinnovo della convenzione tra l'ALER e il Comune di Milano, che è stata prorogata al 31 di gennaio. Io sono disponibile a rinnovare la convenzione, ma a certe condizioni, e in particolare alla condizione che il Comune faccia quello che non ha fatto negli anni passati per quanto riguarda la morosità degli inquilini delle case del Comune. Vedremo se ci saranno le condizioni per rinnovarla, oppure se il Comune deciderà di seguire un'altra strada. Non sono affatto preoccupato di questo, sono preoccupato che ALER mantenga la propria presenza, riduca i costi, abbia un bilancio in pareggio e garantisca quella funzione sociale che deve avere, perché parliamo appunto delle fasce più deboli della popolazione milanese e della provincia. Un'altra cosa importante, un'altra delibera importante che abbiamo preso è il rinnovo del contratto di servizio per il periodo 1 gennaio 2015 31 dicembre 2020 a Trenord per l'esercizio del trasporto ferroviario regionale. Una decisione che abbiamo preso considerando il fatto che, come sapete, Trenord è anche di proprietà della regione, è azionista la regione Lombardia. Questa è la differenza fondamentale con le altre regioni. Le altre regioni, alcune regioni hanno disdetto il contratto con Trenitalia, perché appunto Trenitalia è un'altra cosa. Trenord, la regione è socia di Trenord e quindi era utile, necessario, indispensabile procedere al rinnovo. Detto questo, come ho già avuto modo di dire, abbiamo valutato i risultati operativi di Trenord alla fine dell'anno e che abbiamo concordemente giudicato non pienamente soddisfacenti, e quindi stiamo studiando i modi, in accordo con RFI, con l'altro socio, per intervenire per migliorare l'efficienza nella gestione del trasporto ferroviario regionale. Ma noi confermiamo l'affidamento Trenord, perché il modello Lombardia di una società mista è il modello che noi abbiamo e che intendiamo mantenere. Sul trasporto pubblico locale, di cui tanti parlano, Regione Lombardia è l'unica che aggiunge alla quota che viene dallo Stato, 800 milioni, la bellezza di 400 milioni di euro. Regione Lombardia fa un investimento rilevantissimo, l'ha fatto in termini di struttura, creando la società mista, e continua a farlo in termini di finanziamento. Quindi il trasporto pubblico locale è un'area strategica, critica, su cui intendiamo intervenire. La prima mossa l'abbiamo fatta oggi, le altre mosse sulla gestione di Trenord, sull'efficienza, sul miglior esercizio della società sono allo studio e saranno attuate nelle prossime settimane. Magari, visto che le altre regioni faranno la gara, fare in modo che Trenord possa partecipare, perché no, alla gara, per coordinare meglio il servizio, visto i problemi che ci sono stati rilevati nel collegamento tra Lombardia e Veneto, lo sappiamo, no? Se ci fosse un'unica soggetto che sta a gestire tutto il trasporto sovraregionale, forse recupereremmo inefficienze.